Voilà ragazzi, allora adesso sto cominciando a uscire il sole, quindi che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Ovviamente ci mettiamo le scarpine ai piedini, finiamo di stare per il momento in piscinetta privata e andiamo a vedere buffet e hotel. Andiamo a fare un giretto dell'hotel, andiamo anche un po' in spiaggia, andiamo a vedere un po'. Vi faccio vedere un po' in linea generale, poi se volete vedere in linea particolare proprio l'hotel tutto con immagini che non vedete, tutte le garage mare viaggi, andate in Hotel del Mondo se siete interessati principalmente all'hotel, ok? A più tardi. Allora buongiorno a tutti ragazzi, andiamo a vedere un po' la colazione come si presenta. Ricordatevi, è arrivato Paolo Orlando nel vostro hotel, albergatore. Beh ragazzi, io non ho mai visto in vita mia così tanta roba da mangiare. È praticamente impressionante, immagino anche la qualità dei prodotti, poi in genere di frullati, la frutta. Tutti i tipi di uova, salsicce, frittate da qui a lì. I tipi di frutta tagliata, come lo vuoi, a tagliare a pezzi. Impressionante, tutti i tipi di pane che esistono al mondo. Affettato, formaggio. Salmone. Tutti i tipi di formaggio, pomodoro, olio, tutti i prosciutti. E cose che vi tagliano spesso lì a fette, avete dei formaggi, tutti i tipi di crepe, croissant salati, quindi lì penso me ne prenderò uno, con formaggi, incredibile, bellissimo. Allora ragazzi, qualità di prodotto, devo dire buono, non eccellente come l'altro hotel che siamo andati a Fuerteventura, però devo dire la verità, è tutto buono. Baia Real. Però devo dire la verità, è tutto buono. Come vedete, noi prendiamo giusto quel poco di cose che poi alla fine non mangio neanche, quindi un pezzettino lo prendo, un pezzettino lo prendo. Diciamo per... è giusto per cambiare un po' di gusto la mattina, si vede, però stanno persone che riempiono, non è bello. Allora ragazzi, ci muniamo di piantina, come vedete c'è un orto botanico, il lago, ha tre piscine, una che è di fronte a noi, quindi se va da qui e dobbiamo vedere se c'è almeno un servizio di ristorazione. Poi ci sta la piscina principale dove abbiamo fatto la colazione e ha tutti poi i ristoranti, la reception, il ristorante. Poi ci sta qui che rappresenterebbe la spa, quindi è un immobile a parte. Poi ci sta questa qui che è la piscina per i bambini, come vedete l'hanno proprio isolata dal resto del mondo. Un'altra piscina grande, normale, con mi sembra con gli idromassaggi, e questo lago. Andiamo a vedere un po' com'è. Voilà, insomma, non è proprio una grande cosa questa spa, però comunque non è neanche male. Una bella vascona idromassaggio. Allora, giardino immenso, quindi andiamo a vedere questo lago e le altre piscine. Allora qua incomincio a vedere gli ombrelloni, quindi ci sono queste altre piscine. Ecco qua il lago, penso che sia questo. Interessante, non può andare con i piedi qua, normalmente dicono non calpestare. Beh, è carino ragazzi, eh? Non è male. Beh, è molto simpatico.
belle palme. Chissà se ci stanno i pesciolini. Ah, sta pure proprio la cascatina, interessante. Bella poltroncina qua, un bel picnic. Magari avete una bella villa. Non sarebbe bello fare un qualcosa del genere in una villa? Non penso che sia abbastanza costoso, comunque. A parte vabbè, la pompa che si dovrebbe avere per tirare l'acqua. Molto interessante. Diciamo che è bello perché è carino, però questo look non è, cioè, dà la sensazione di, cioè, non è bello vedere questo blu. Potevano al limite fare qualcosa, non so dove stanno i spacchi qui, potevano inserire delle pietre in modo, dove stanno, vedete anche gli spacchi lì, la separazione tra un pezzo e l'altro, potevano inserire, non lo so, dei sassi, delle pietre, in modo che non dava la sensazione che si vedeva un po' troppo queste spaccature, cose che non sono assolutamente simpatiche, però comunque interessante, simpatico. Sembra un piccolo presepe, questo laghetto così. Non è male, in mezzo poi a questo giardino, come vedete, è enorme, di palme. Voilà, e quindi abbiamo stabilito che questo è il laghetto, che non è male, però comunque si potrebbe pure un po' aggiustare. Potrebbe pure un po' aggiustare per renderlo un po' più laghetto veritiero. No, perché così si vede che è un laghetto artificiale e non è simpatico. Allora, quindi qua siamo alla seconda piscina. Ah, ecco, allora, qua, quindi questa qua è la piscina per i bambini, che hanno messo proprio a parte, come vedete. E sono anche totalmente recintate per una questione di sicurezza, questo è molto importante. Questa qua è la seconda piscina, quindi andiamola a vedere da vicino quanto è grande. Su per giù penso che sia lo stesso modello della piscina della reception. Voilà, per giù è lo stesso modello. Allora, questi qua sono proprio appartamenti molto carini pure, con le stanze là. Assolutamente non sono male. È bella questa piscina. Non mi piacciono tanto le piscine troppo quadrate, perché danno la sensazione delle piscine olimpioniche, che diciamo sono le piscine per fare sport, quindi non mi piacciono tanto, però alla fine sono belle piscine. È veramente un giardino stracurato. Niente, molto bello. Ai, che si fai, Tony? Bella pianta di banana. Guardate che sono belli i fiori delle piante di banana, ragazzi. Guardate là. Ne trovo uno più piccolino. Belli, guardate, sembrano gli uccelli del paradiso. Sono quelle piante, penso che ci sono qua gli uccelli del paradiso. Come piante, ve la faccio vedere, ce l'ho pure io a casa. Per fare un fiore ci vogliono praticamente 4 anni per far uscire i fiori da quella pianta. Che sono? Piante di zucca? Cravociuro, pomarolo. Wow, mamma mia, sento sperduto in mezzo a tutte queste palme. Wow, questo è proprio bellissimo, proprio un palazzo reale qua.
figata, ragazzi. Allora, adesso andiamo a vedere l'altra vicina. Ah. Allora, come vedete, l'hotel è molto grande, è stato costruito in due fasi. Hanno costruito prima il primo hotel, che era questo qui, vedete, Palazzo Marrone, e poi hanno costruito la parte qui, che è la parte bianca. La parte bianca è stata costruita, diciamo, l'anno scorso, quindi è tutto nuovo. E voilà, quindi quella là è la parte nuova, dove abbiamo visto la camera in cui aveva l'esposizione bella, quella della vista del mare, però comunque era veramente troppo distante per Elio. Impossibile che non hanno l'uccello del paradiso qui. È una pianta che è obbligatoria. Sicuro che ce l'hanno. Impossibile che andare in aria hanno trovato adesso. È impossibile. Questo su quello assomiglia, ma non è lui. Ma allora ritorniamo alla reception. Andiamo dall'altro lato a vedere l'altra piscina, perché l'altra piscina mi serve per vedere se ha una ristorazione per Elio. Allora, logicamente vanno i negozi che ci sono in un hotel. Ed ecco qua l'altra piscina, che io trovo molto molto più interessante rispetto alle altre, proprio perché ci contano tutte queste palme, e poi perché comunque ci sta anche l'uscita per andare per il lato del mare. Quindi poi a noi sono le camere qui, ma non solo, ci sono tantissime camere con la piscina. Penso che possiamo andare pure, ecco, tramite la stradina. Andiamo a vedere. Quindi questa è quest'altra piscina, immagino che avrà anche lei ha. Questa è molto più carina. Anche lei. Ah, queste sedioline, quando fa quel caldo torrido. Ah, qui ha anche la discesa per le persone handicappate, ottimo. La discesa perfetta per le scale, per lei, perfettissimo. Adesso comunque non fa proprio quei caldi, sapete, quei caldi, quelle cose proprio abominevoli, no? E non ce la fai a resistere, che ti devi per forza tuffare in mare. Bello, vedete, le camere sono tutte con una bella esposizione, l'abbiamo vista ieri. Poi, l'accesso playa, quindi accesso spiaggia, più avanti. Andiamo a vedere, logicamente ci stanno tutte queste qua che sono piscine, ovviamente c'è anche manutenzione, è normale, un hotel così. Allora, questo qua quindi è l'accesso alla spiaggia. Andiamo a vedere. Voilà, questo qua è il mare di Maspalomas, spiagge infinite, il nostro hotel è quello lì, vedete, poi ci sta quest'altro hotel qui che è parte, bellissimo, che è un bel hotel anche, mi piace molto, poi ci sta il Palm Beach, che è anche un bel hotel. Allora, ragazzi, dobbiamo solo vivere le nostre giornate. Ci sta anche il casino, anche io, vedete, lascio la mia orma dei miei piedi qui alla riva di Maspalomas. Voilà. E quindi dobbiamo solo vivere le nostre giornate
lì te la garage su mare viaggi. Bella, bella storia. Allora, per accedere alle spiagge c'è bisogno della carta dell'hotel, quindi della stanza. Non la dimenticate, perché altrimenti non potete accedere e non potete poi rientrare dopo. Logicamente ci sta anche qui, che è una specie di centro commerciale. Vedete? Potete acquistare vari prodotti e questa stradina vi consente di farvi una bella passeggiata a piedi, come volete voi. Bella storia. Almeno è un po' differente da Puerto Ventura, perché almeno ci sono tutti i ristoranti, tutte le cose. Dovrei lavare i piedi, però mi sta facendo lui, però non ci fa sesi. Ah, però mettete pure, mettono pure il poggiapiedi là. Ah, no, ragazzi, andare a fare un giro lì. Vorrei lavare i piedi, però è fondo. Hotel bellissimo, devo dire la verità. Ce ne stanno 3 o 4 qua vicino. Il Palm Beach. Palm Beach. Sarebbe quello. E poi c'è il il coso là. E poi c'è il cazzo si chiama là, il faro.